Benvenuti alla 37esima parte di Final Fantasy Tactics Advance. La missione di oggi è Voci Notturne, che è una missione per la campagna principale. E credo che le prossime parti saranno tutte sulla storia principale, a meno che non riesco a sbloccare questa serie di missioni dell'eroe Gaul, che davvero sta tardando ad arrivare. E se devo ammetterlo, non le ho mai fatte, non sono mai stato in grado di sbloccarle, più che altro perché ho rinunciato dopo un po'. Adesso arrivo là senza problemi, spero. Ok, perfetto. Fantasmi? Ah, e non sei spaventato? Buffo, sono qui a fissare un fantasma. Ma non ho per niente paura. Beh, in effetti hai visto cose peggiori dei fantasmi. Sta andando verso l'interno. Oh! Cristallo in arrivo! Dov'è finito quel fantasma? Eccolo. Perché scappi, fantasmino? Sarai il mio amico speciale, vieni qua. Oh, fantasmino, fantasmino, scappa. No, no, fantasmino. Un totema? Ha assorbito il fantasma, ha ucciso fantasmino. Intrusione. Nessuno, tranne il mio padrone, può avvicinarsi al filo del mondo. Sono qui per distruggere quel cristallo. E per salvare Fantasmino. Per salvare, no, magari vendicare Fantasmino. O il filo del mondo, quale che sia il suo nome. E non me ne andrò senza averlo fatto. Sta chiamando amici? Draghi? Beh, in effetti anche lui sembra un drago. Io sono il totema Adramelech. Userò la mia forza per difendere il filo del mondo e distruggerò chiunque tenti di danneggiarlo. E quello credo di essere io, quello che tenta di danneggiarlo, vero? Beh, è anche ovvio. Ok, porto tutti i miei compagni più forti. Ardyn, nella tua prima battaglia in cui fai drago contro drago. Beh, in effetti sì, i dragoni hanno tecniche, le stesse tecniche dei draghi, quindi più altre uniche, diciamo. Quindi sì, è drago contro drago. Mi sono conservato il totema di Montblanc per questa battaglia. Se avete notato che non l'ho usato praticamente mai. Ha 259 di vita, non è un boss facile. E il fatto che ha parecchi amici potenti non aiuta. In più può già colpirci qua da distanza. Gerak è più avanti, quindi potrebbe trovarsi in difficoltà. E se mi uccide Montblanc è un problema. Seriously? Hai dato un cartellino giallo al totema? Wow, non mi era mai capitato. Che cosa hai vietato? Io mi immagino mosse vietate drago. Stocchi e fuoco, ok. Ed è consigliato il gelo. A chi toccava muoversi, Yankee. Riesci con velo di fuoco, meglio di no. Velo d'acqua? Sì, emette mutismo. Ok, vai. A quanto pare l'acqua e il ghiaccio sono elementi differenti in questo gioco. Mi ricordavo fossero lo stesso. Chissà se c'è il velo di ghiaccio. Beh, personalmente non l'ho trovato. Non lo so se riesco a colpirlo, ma ci provo. Già dobbiamo affrontare un boss accompagnato da tre dragoni. E i dragoni sono i mostri normali più forti del gioco. Almeno credo che siano i più forti.
No, non devi attendere, devi fare pronto soccorso. Meno male che le leggi di questa battaglia non vanno contro i miei personaggi. Cioè, sono vietati gli stocchi che non uso e il fuoco, che posso benissimo usare il tuono e il gelo. Non è un problema. Adesso ti chiedo se c'è un modo per colpirne più di uno. Sì, posso fare così. Tecniche battaglie, pugni a distanza. Se lo faccio qui, colpisco tutti e due. Se ho fortuna. Beh, sono abbastanza alte le possibilità di colpirli. Dai, Gerak, puoi farcela. Primo è fatto, il secondo è fatto. Perfetto. Sta iniziando molto bene questa battaglia. E Montblanc, no, non credo che la concluderà col totema, perché l'ultima volta il totema mi ha praticamente fatto vincere la battaglia, perché i nemici erano molto deboli. Questi non sono così deboli. A meno che Fanfrit non è tipo andato in palestra mentre non lo chiamavo, quindi si è potenziato. Beh, in teoria spara un raggio, quindi la palestra non c'entra nulla. Magari ha un corso zen, una cosa del genere. Vediamo. Ah, al boss non ha fatto quasi niente. Vabbè che è estremamente resistente, quindi abbastanza normale. Cavalleria, infermiere, vai. Non ci sono problemi ad usarlo, quindi ok. Allora, due draghi sono in fin di vita. Questa è un'ottima cosa. Prima li elimino e meglio è. Perché Adramelec è forte, però da solo possiamo tranquillamente gestirlo. Gli altri draghi però gli danno una grossa, ma grossa mano. Sta cercando di colpirmeli, eh. Più che altro mi preoccupo per Montblanc. Non vorrei che lo uccidesse. Oh, è morto. Peccato. Beh, non è un grosso problema. Siamo ancora più o meno tutti vivi. Il punto è che adesso i draghi attaccano in massa. Sarà una brutta situazione. E qui è un po' stupido, perché poteva colpire Neville e Ardyn e aveva più possibilità di colpirli. E li colpiva entrambi, quindi era pure buono. Oh cavolo, Oliver è già mezzo morto. Non è una buona cosa, perché è l'unico in grado di curare. In più lui ha resistito con due di vita. Che sfiga. Cioè, potevo benissimo eliminarlo. Sta colpendo Gerak alle spalle. Non so se è una buona idea, cioè, non so se mi conviene mandare Gerak a occuparsi di Adramelec mentre gli altri uccidono i dragoni. Oh, danno MP. Ok, danno MP non è per niente grave. Non ne usano. Meno male che le loro tecniche non usano MP, altrimenti sarebbe una mossa molto pericolosa. O più che altro molto fastidiosa. Allora, 42 di vita. Quanto danno gli faccio? Oh, 40! È parecchio! Vai, prova! No, per uno! Almeno ha schivato. Adesso non so chi uccidere per primo. Vabbè, uccido lui. Ah, già, è vero che colpisco così. Quanto gli faccio? Zero. Forse perché ho un'arma di fuoco. Sì, in effetti è possibile. Sì, ho l'arma per il fuoco. Zero? Ah, sì, sempre per la tecnica. Ok, meno male che ho ottenuto le tecniche Monaco e ciofolata d'aria. Perfetto. Le cambierei volentieri queste armi, ma devo ancora finire di imparare le abilità, quindi non posso toglierle. Adesso Ardyn, allontanati, perché stare in gruppo contro questi nemici forse non è una buona idea. Neville, ce la fai a uccidere questo tizio giallo, questo drago giallo?
Sei fortuna, sì. Dai. Perfetto, bravissimo. E adesso è rimasto solo Adramele. Beh. Ah no, c'è anche quello blu che ha resistito con uno. Me ne stavo dimenticando. Beh, intanto mi occupo di Adramelech. Quanto gli faccio con un attacco normale? 66. E con un doppio danno? Non colpo di vento, doppio danno. 79. Lama estrema? 132, vai. Non ho tantissime possibilità di colpirlo, però... Ah, dannazione. Se non ci fosse stato il giudice lì, gli potevo andare alle spalle. Avevo molte più possibilità di colpirlo. Puoi toglierti, per favore? Grazie. Adesso Adramelech si sposterà, sicuramente. Però mi ha fatto un favore. Ha spostato il cadavere di Montblanc. Adesso posso muovermi qui e dargli il colpo di grazia a questo qua. Facciamo una cosa. Cavalleria, croce sacra. Gli faccio 33 di danno, ok, perché voglio sconfiggerlo con questa mossa. Così, tanto per fare. Ok, guadagnati 8 di esperienza e un G-Point. Presto i G-Point... forse presto è un po' esagerato, ci vuole ancora un po', ma prima o poi i G-Point torneranno molto utili, soprattutto per gli umani. Danno MP, ok. No, non dirmi che per il fatto che c'è la legge che vieta il fuoco, Adramelech è diventato debolissimo. Perché tutte le sue tecniche sono di fuoco, ora che ci penso. No, oh dai. E questo... Vabbè, per una volta ho avuto fortuna con le leggi. Velo di legno. Non credo di poterlo immobilizzare, però se ci riesco è una buona cosa. Ah, l'ho anche mancato. Ardin, vai a fare compagnia al giudice, fatevi due chiacchiere e mostragli il tuo chakra. Perfetto, a chi tocca muoversi? A Neville. Neville, vai qua. Cavolo, se contrattaccasse sarebbe una cosa buona, perché riuscirei a farlo girare e avrebbe le spalle scoperte. Purtroppo non posso farlo. Ora, Jerak. Riproviamo con la lama estrema. Ricordati, ha ucciso Fantasmino. Vendicalo. Ora che ci penso è un miracolo. Sono fortunato che non mi ha funzionato doppio danno, perché è una tecnica di fuoco. Ok, vendicheremo Fantasmino con attacchi normali. Non voglio rovinarmi la missione, perché se mi arrestano Jerak la missione fallisce. Ora Yenki, mettiti qua e attaccalo da lontano con velo di terra. Danno terra e slow. Ok, è già lento di suo, quindi in questo modo lo rallenta ancora di più, anche se forse è immune. Sì, a quanto pare sembra che sia immune. Ok, Oliver, vai qua. Usa ancora infermiere e sei in fin di vita, Oliver. Molto più di quanto avessi notato. Pensavo gli rimanesse una trentina di HP, invece no, solo 6. Oliver, quando è che sali di livello? Per curiosità. Ci arrivo da qui con il salto? Penso di no. Ah, per uno. No, folata d'aria no, perché ha un raggio d'azione ancora più corto. Allora usa il chakra. Intanto Neville... Neville. Ardin si è praticamente ricaricato tutta la vita. Adesso dovrebbe toccare a Neville, giusto? Anche se il colpo di grazia vorrei farlo dare a Jerak.
Vabbè, può fare una folata d'aria, ora che ci penso. O un pugno a distanza. Ma credo che la folata d'aria sia più potente, anche se ha un raggio d'azione minore. Ok, è la nostra occasione per vendicare Fantasmino, finalmente, con un colpo di vento. Ok, Adramelech. Così impari a mangiare i miei amici. E tra l'altro Adramelech è il mio totema preferito, se devo dirla tutta. Gli altri non mi piacciono. Vabbè, sì. Il quinto è abbastanza bello, però gli altri non mi piacciono più. Fantasmino! E anche tutta la sua famiglia! Yeah, sono salvi! Quel fantasma è diventato parte del cristallo. Avevo sentito dire che i cristalli sono pura magia, ma ora penso che siano qualcosa di più. Qualche tipo di incredibile energia, in grado di creare i totema e tutte le altre razze. Oh, cristallo distrutto. Bene, missione terminata. Oh, ciao Babus. Di nuovo tu? Babus? L'aria è cambiata. Cosa hai fatto? Stai agendo nuovamente contro i desideri del principe, vero? Mamma, dove sei? Mamma, dove? Un altro cristallo? Cos? Una giuntura? Deve essere un avanzo. Oh, Mute. Babus! Principe Mute? Dove sono tutti? Mi sento solo. Dove sei, Babus? Il principe mi sta cercando. Ammettiamo che tu abbia ragione e che ci siano due mondi. Allora, quanto vale l'altro mondo per te? Cos'hai là che non hai qui? Denaro? Potere? Qualcosa che giustifichi la sofferenza che stai infliggendo al principe? Beh, io... Cosa? Niente? Staresti facendo soffrire il principe per niente? Devo andare, il principe ha bisogno di me, ci rivedremo. E la prossima volta non sarò così comprensivo. Mute, io... Ah. Aggiungo il comando battaglia banga di battaglia banga totema. Quindi adesso i banga, cioè Ardyn nel mio caso, potranno usare Adramelech. Level up, toga nera, potrebbe essere utile. Magari la do a Montblanc, se è buona. Troppi oggetti, ok, posso buttare tranquillamente queste cose. E qui c'è Porto Baguba. Che mettiamo qua? Missione completata, tornata ca- unità in trasferta. Oh, hai sconfitto i pirati, brava Lini. E ha preso un mangaiuto. Ok, per ora ho spadoni. Potrei conservarlo, butto coalizione. Tanto ne ho due. Chi è che si vuole unire? Nobel, il premio Nobel? No, grazie. Fuck, ho sbagliato. Vabbè, per ora dovrei avere ancora parecchio posto nel party, no? Sì, il massimo è 24, ancora 7 posti. Al massimo posso mandarli via. Comunque, questa era la 37esima parte di Final Fantasy Tactics Advance e ci vediamo con la prossima. Ciao a tutti!